quelle si fa benvenuti ragazzi, spero che ti leghi. Oggi ragazzi siamo arrivati nel quinto, mi sa, appuntamento di giocare con macchine random. Questo in cosa consiste? Praticamente consiste nel fare il 3v3 standard da solo e di ogni volta che gioco faremo due partite, quindi ci saranno due randomizzatori. Quindi andremo ora a randomizzare la prima macchina, quella che ci uscirà l'andremo a giocare. Poi, appena finita la partita, andremo a rirandomizzare la macchina e quella che ci uscirà andrà per la seconda partita. Io che dire ragazzi, ora vi lascio la randomizzazione e poi ci vediamo in gioco. La randomizzazione, poi dico, ora ci vediamo senza tagli, così bellissimo. La randomizzazione praticamente avviene come? Andando nel nostro garage, prendendo il preset, quello più rotto, distrutto, questo qua, preset 14. Andiamo subito sul quadrato. Randomizzare, sì, vuoi randomizzare? Sì, bam, easy. Mi sa che l'Octane, essendo la mia main, vabbè raga, ci tocca, non la posso cambiare. Non vi dico che è sistemato in un modo osceno ragazzi, sti colori onestamente, un pugno nell'occhio. Abbiamo l'Octane grigia, col Cold Sweater, quello, la skin, quella invernale. Con questi colori ho lo schermo un po' storto. Adesso storto pure io. Ok, scusate. Praticamente abbiamo questi colori che fanno oscenità con queste ruote rosa, perché quanto ho capito il bot non fa un colore a un colore. Tiene il un colore unico per tutti e due i generi, sia per il blu che per il rosso. Poi, arancione quello che è. Poi abbiamo lo Snowflinks. Vabbè, al gioco praticamente piace l'inverno, piace la neve, questi colori molto sobri, allegri. Abbiamo il Fats, è una bandiera di un country, di una nazione. Poi abbiamo la classica scia, ha un'inventiva, il bot incredibile. Abbiamo il turbo, il motore, OMCV2, normale. È lo Striker verde come Goal Explosion. Ragazzi, ci vediamo subito in gioco. Inoltre, ragazzi, ditemi se per voi va bene questa nuova sistemazione della cam. Perché in teoria l'avevo sempre flippata in orizzontale la camera, con io che guardavo a voi da questa parte, con la faccia che guardava da questa parte. Solo che flippando la webcam, se metto comunque una scritta, faccio vedere una scritta, una cosa, si vede sempre al contrario. E questo non mi piace, infatti ho riflippato, quindi rimessa la cam normale in default, così da avere quello che io vedo. Se io prendo la destra, vado a destra e così via. Comunque siamo con Fadon e Dedon contro Bash, Bush, Formi e Sonny. Noi siamo la bellissima Octane, mai utilizzata ragazzi, clamorosi, clamorosimente. Ma i settaggi come cazzo stanno? Stanno messi bene? Sì, ok. Mi sembra di aver un po' il controller a fanculo, sinceramente. Vai tu. Ok. Io prendo il boost, ti lascio andare. Non ci vado, aspetto che lui tira. Non tira. Perfetto. Peccato. Nice try per il tiro. L'esecuzione un po' meno. Bello, peccato che quello è andato troppo avanti. Era un bel passaggio. Nulla da dire. Mettiamo alta. La passo al mio compagno. Sono al centro. Questo è stato un misunderstanding fra i due. Un nuovo commitment. E il nostro amico segna facendo un bel tiro. Bravo, Fadonks. Nice one. Nulla da dire, ragazzi. Un ottimo tiro da parte del nostro compagno. Ci sta. Ha preso pure l'angolino alto sinistro. Vado io, tranquillo. Ci mettiamo qua. Perfetto, meno male che comunque l'Octane la sappiamo usare, essendo la nostra main. Ma se ci capita la randomizzazione con l'Octane, io devo per forza lasciarla. Cioè, non è che dice, ah, beh, l'Octane allora la cambio. No, se è randomizzazione, randomizzazione, random. Formi. Ha preso il boost, ragazzo. E ha pure segnato il ragazzo. Io non potevo fare niente. È stato bravo. Cioè, i nostri un po' stupidi. Questo va bene, ma il secondo qua non ti devi fare fottere così. Io ho provato a toccarla per metterla al lato, ma non ce l'ho fatta. Peccato, si sono fatti fottere in due. Davvero un peccato. Quello se ne va. Lasciando la porta vuota, perché lui era il terzo.
Io provo, ok, mettermi davanti. Sto dietro, sto passivo perché da quanto ho capito non tengono le posizioni. Oh, faccio cagare, ok. Ho provato a fare la cosa figa, ma non mi è venuto. Che cazzo è sto co... Non la tocco? Vado io. Sono avanti? No, non ce la vado. Va un po' quello, vai tu. Sto lasciando spazio ai miei compagni. Li lascio fare quello che vogliono. Bravo, bello. Cioè, non importa, però comunque ci sta. Diciamo che mi ha un po' confuso. Non puoi andarci per ritirarti. A sto punto ci vai. Bel passaggio. E bel tiro. Nice one. Meno male perché non mi aveva creduto. Era molto in ritardo, ragazzi. Meno male. 2-1. Palla al centro. Stiamo giocando tutti bene, tranquilli. Queste colorazioni della macchina mi sconfinferano, perché... oddio, l'azzurrino e il viola non è che mi piacciono così tanto come accoppiamento. E siamo a 2. Una boost. Ci vado, provo, vediamo. Ha missato, ok. Peccato. Se l'avessi toccata. Grab il boost. La spingo fuori. Vai che ce la fai. Ci devi andare. Fa. Qua. Se il portiere mi issa, son cazzo. Non ci potevo fare niente. Qua era facile. Ha missato, GG. 2-2. Non stiamo perdendo, siamo in pareggio. Ce la possiamo comunque fare. Vado io sempre, non te lo scordare. Ok, non ho boost, quindi devo per forza temporeggiare. Va bene. Peccato. Oddio, mi ha distrutto. Non mi aspettavo. Perché questo surrenda? Cioè, spiegami. Questo non lo doveva fare. Mi ha lasciato in porta. Peccato. Non me l'aspettavo un tiro così forte. Ero pure indaffarato con l'altro che me lo va pure scoppiare. Quindi, bravo. Nice shot. Bravi. Non ho capito onestamente quello perché voleva surrendare, Purtroppo la gente flamer si incontra in ogni partita. Io spero non abbia surrendato quello che si è messo davanti tra me e lui alla fine. Spero, perché ha sbagliato molto lì. Take the shot, ok. Vado io. Perfetto, vai. Portiere l'ho spinto. D'accordo. Non era mia intenzione, però. Comunque l'avevo spinto. No, tranquillo, ci sono io. Non c'è bisogno. Sono solo? No, c'è quello che mi segue. Bravissimo, che hai creduto in me. Dai, siamo in positivo. Meno male che mi ha creduto. Partito un po' storto, però va bene. Dai, siamo 4-3. Tutti stanno giocando bene, nessuno lagga. Quello, vabbè, 104 però è fisso, quindi non lagga. Prendo il boost. Non mi sono fidato. Visto soprattutto la parata di poco fa missata. Un po' merda. No. Potevi mettere l'attestato di vincita invece un cazzo. Ehi. No. Io sto qui bello tranquillo che monitoro la situazione. Non ho mai tirato un cazzo, ragazzi. Andate. Sono avanti. Se tu me la passi è easy goal. Proprio 100% bru. Oh là là. Devo andarci io? Ok. Ok, ha solo migliorato la cosa perché non avevo boost. Non potevo farla forte.
Ok, alright. Qua là ha sbagliato il difensore. Qua non mi doveva spingere. Cioè, mi ha fatto fare praticamente. Mi ha fatto spingere la palla più forte di quello che potevo fare. GG, grazie difensore. In teoria abbiamo vinto, infatti sto dicendo questo. GG, ragazzi, andiamo subito con la seconda randomizzazione. Vediamo cosa ci esce, ve lo faccio in diretta. Garage, randomizzazione. Abbiamo la Twin 1002, mi sembra. 3, terza. Con la Heatwave, va bene. Con questi colori osceni, ragazzi, veramente. Cioè, questa è più come normale rispetto agli altri. Abbiamo le Lowrider. Il boost, quello italiano natalizio. Il Marachi Hat. Holiday Stocking. Oh, ragazzi, ce l'ha con Natale oggi. Il bot è completamente natalizio. Cazzo, hanno preso la versione natalizia del bot e me l'hanno messo. Il Season 4 bronzo, forse perché mi ha visto giocare e mi ha messo lo sci a bronzo. La Twin 1003 ha il suo motore, non possiamo cambiarlo. E il Ballistic, che è quello che si droppa, mi sa, vedendo l'LCS. Non voglio dire cazzate, però se non sbaglio è quello. Comunque, ragazzi, ci vediamo subito in game. Ah no, anzi, prima di andare in game, mentre che carica, voglio sempre parlare con voi. Fatemi sapere se questa serie vi continua a piacere, oppure la volete cambiata, volete che faccio una sola randomizzazione per episodio, vi va bene che faccio due randomizzazioni. Fatemi sapere i vostri consigli, pareri, critiche e tutte le altre cose. Ora, siamo su Back With Park. Siamo con Sass contro Adam, Edoc, Gampi, con Agiffi, che è un giocatore della PS4/Xbox, quindi è lentino a caricare. Ovviamente, essendo console, ci stanno di più a caricare. I got it, ok. Vi ricordo, ragazzi, che io non uso queste macchine. Cioè, l'Octane la uso perché è la mia main, ma la Twin 1000 io non la uso quasi mai. Quindi, se faccio degli errori, miss, non rompete le palle, cioè, è normale. Sono macchine che io non uso e non mastero. Però faccio ste cose, quindi ragazzi mettete un bel pollicione in su perché sono troppo forte. Una bestia, condividete, ragazzi, che mi aiuta incredibilmente a crescere. Se voi condividete il video, molta gente lo vede. È easy, VP, prendo i soldi, ve li do, ve li regalo. Poi vado in Oriente, ritorno in Occidente. Che cazzo sto facendo? Comunque, tante cazzate che sparo, ragazzi. Comunque questo è un bellissimo gol. Incredibile. Gol. Che fai? Sbagli porta? Non ti taglio, fai tu, io sto dietro. Non voglio, oggi voglio fare un episodio dove non taglio, dove rispetto il compagno. Ora mi vedete tagliare come la merda perché l'ho appena detto. Ah, volevo scoppiarlo. Va bene, ha sbagliato, l'ho fatto un po' troppo alto. Ok. Vabbè, siamo tutti nella merda. Quello ha preso il boost. Io non ho boost. Ce la fai a farmela lunga? No. Ovviamente indaffarato a pararla. Io sono al centro, se vuoi. Io ci sto. No, non ci sto proprio. Bravo, l'ha capito. Molto bravo. Fuori. Quello l'ha missata. Sto in porta, non avanzo. Tanto ci stanno già due. È inutile che io avanzi. Posso andare un po' più avanti per dare pressione in caso di miss da parte dei nostri. Quello se torna io ci vado. Va bene, la tengo qua. Quello l'ha missa? No. Però sto avanti, perché se quello me la passa possiamo creare. No, la tocco per non farla toccare a quello. Va bene, va benissimo. Non ho boost. Non so se importa, penso di sì. Peccato. Ah, ti sei fatto fottere dal miss, dal fake, quello che era, non penso più miss, però comunque. Ah, ma è ronco? My bad. Purtroppo, non conoscendo la macchina, posso fare sì errori, purtroppo, per il mio team. Quello era un miss gravissimo. Me lo potete solo abbonare perché non ho la mia macchina, però è un miss gravissimo, proprio da non fare mai. Io sto in port. Vai. Scatenati. Fai vedere chi sei. Tu dovresti tornare, grazie. Me la passi? Easy. Tranquillo. Meno male che quello è tornato, perché non sapevo cosa fare. Anzi, è tornato. Cioè, oddio, è tornato male perché si è subito girato. Là devi stare un po' più indietro, perché già ci sto io a metà campo. Tu devi stare da una certa distanza da me. Quindi un po' sbagliato, eh. Perché se io l'avessi missata, ci sarebbe stato sicuramente il gol da parte loro, perché lui era troppo avanti.
Bravo, bravo. Torno. Vai tu, vai tu. Bravo. Peccato. Vai tu, vai. Sto sempre al centro. Non taglio. Sto bello tranquillo. Provo a fare il pinch di Cooks, yeah. Invece no, manco Bucaz. Ma io ero il secondo, non mi ricordo, ragazzi. Scrivetemelo nei commenti. Non mi ricordo se io ero il secondo o il terzo in quell'azione. Non so se ho sbagliato io a tagliarlo o lui ad andarci. Ma io sto difensivo. Bello tranquillo. No, no, devi aspettare il rimbalzo, devi troppo avanti. Che fai? Aia. Purtroppo con questa macchina non so come tirare. No, ho missato. Ci provo. Buono. Peccato. Si poteva segnare. Ma vabbè, ci ha pensato l'altro. Oddio, si poteva segnare. Comunque, era facile. Non facilissima, però comunque controllabile. Però c'è l'altro segnato. GG. Niente da dire. Vado io. Ok, vabbè. Se tu decidi che non ci vuoi andare, io ci vado. Non ho nessunissimo problema. Volevo spiazzarlo col tiro fast. Comunque era davanti a me. Oia. Qua è un problema. Ti lascio. Vai, passamela. No, 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 non mi è piaciuto. Cioè, oddio, ha segnato perché l'avversario era fuori dalla porta, però là devi cercare il passaggio. Non puoi fare questo tiro ovvio. Ha sbagliato, come si chiama? Gampi, perché è andato per il boost o non so, per a pecore. Però comunque, GGVP ragazzi, sono state due partite comunque carine. Abbiamo vinto tutte e due. Siamo andati prima con l'Octane e ora con la Twin Mill. Io ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, di condividere tanto con i vostri amici, i vostri parenti, tutti quelli che volete, perché mi aiuta davvero molto a crescere. Vi ricordo inoltre che sono su Twitch in live ogni giorno dalle 14:00 alle 7:30, twitch.tv/Raisiv. Sono su Instagram, Raisiv, dove metto una foto al giorno e varie storie. Che dire ragazzi, qui di Raisiv è tutto, bella! Hey, here comes the beast.